Ciao a tutti. Allora, andiamo a vedere gli appunti. Mettiamo in carta i vini che possiamo permetterci. Questa è la risposta che ho dato qualche tempo fa ad una persona che mi chiese: Fra, ma come mai nella tua carta dei vini ci sono così pochi vini? Per pochi vini intendiamo 20, eh? È vero, a volte si va in giro per ristoranti e se ne trovano 150. Ma io non sono mai stato di questa corrente. Ho sempre avuto l'idea che invece nella carta dei vini ci si debbano mettere veramente i vini che ci si può permettere. Cosa intendo con questo? Allora, abbiamo un Melanie Pfister, dolce, anche Würstraminer, eh? È uno spettacolo della Mosella, se non ricordo male. Uguale, un altro che Wurz, sempre di Melanie Pfister, però questo non è un dolce, anche se è abbocato lo stesso, anche se non proprio dolce. Poi abbiamo della Maison Bastor La Montagne, abbiamo un Sauternes, uno dei miei vini preferiti, questo è un 2015, ho bevuto recentemente un 2006 e un 1995 che non vi dico. Qui invece, di una zona un po' più vicina, abbiamo un Recioto di Soave, Le Sponde, di Coffele. E questi facevano parte di un set di vini che avevo messo in carta in un ristorante. Pochi. Allora, cominciò col dire che io identifico le persone che all'interno di un ristorante hanno il ruolo di vendere i vini. Mi dici cameriere? No, per me non è così. A volte sono i camerieri, a volte un sommelier, a volte un maître, a volte sono tutti, però lo dobbiamo stabilire. Non c'è una regola fissa per come la penso io. Ristorante per ristorante io mi interrogo su quali siano le persone che debbano vendere il vino. Queste persone il vino lo devono assaggiare. Quindi qui comincio già con un'affermazione per me importante. Posso avere nella carta dei vini tutti quei vini che poi le persone che dovranno venderli devono assaggiare. Cioè, non mi piace l'idea di avere 150 vini di cui ne abbiamo assaggiati 5, 10 e tutti gli altri mai aperti. E mai aperti tutti quelli che li devono vendere. Cioè, io arrivo dalla vecchia scuola della vendita. Mi ricordo i corsi di vendita in Michelin. Ma come fai a vendere un prodotto che non conosci? Adesso uno dice: abbiamo sprecato una bottiglia di vino, ma guardate quando le persone conoscono realmente quel vino perché l'hanno assaggiato e magari ogni tanto lo riassaggiano. Se ne vende di più. Quella bottiglia che avete aperto è immediatamente recuperata. Ma il problema non è il costo della bottiglia, è il tempo. Perché? Perché serve tempo per fare questa cosa qui. Va bene, io ho tempo per 20 vini e non ce l'ho per 150, banalmente. Vado avanti. Quindi tutti devono assaggiare tutti i vini. Poi dobbiamo prendere una decisione. Quali sono i vini che apriamo al calice? Perché in relazione al numero di vini aperti al calice, per non dire che li vogliamo aprire tutti. Naturalmente poi dipenderà anche il numero di bottiglie che abbiamo in cantina. Perché? Perché se decido di dire alla mia clientela che possono prendere un qualunque vino e poi averne 150 è un problema. Se ne hai 10 è un po' più facile. Dice, va bene, ma ne possiamo aprire solo alcune bottiglie e non tutte le altre. È una scelta. Io non la penso così. Naturalmente poi comprati il Coravin. Perché? Perché con quello è un po' più facile, però guarda, va via sempre del tempo. Per tirar fuori un calice dal Coravin, perché il Coravin risolve veramente un sacco di problemi, però ti va via un minuto ogni volta che devi tirar fuori un calice di vino. Va bene. Poi abbinamento coi cibi. Abbinamento coi cibi, però, non fatto da una persona che legge l'etichetta, l'assaggia magari un attimo e dice: beh, lo metto con questo piatto invece con quell'altro. No, per me abbinamento significa che io faccio fare agli chef i piatti in valutazione. A tutte le persone che devono vendere il vino faccio assaggiare i piatti e i vini. Due o tre vini per due o tre piatti, quindi
4-5 vini per 3-4 piatti, tutti quanti, facciamo considerazione e poi facciamo l'abbinamento. Perché? Perché nella mia idea l'abbinamento dei vini si fa così. Vabbè, Francesco, ma per 150 vini non potresti mai farlo, appunto, ecco perché non voglio 150 vini. Nella mia esperienza, una cosa che ho visto è che quando si fa questo lavoro, la vendita dei vini si incrementa notevolmente, ma di molto, guardate, veramente di molto. Naturalmente, un altro problema è che noi queste indicazioni le dobbiamo scrivere sui menu, perché anche questo fa incrementare la vendita del vino. Quindi io, piatto per piatto nel menu, indico i vini suggeriti da me e perché. Quindi è proprio una descrizione, una frase, non è solo il nome della bottiglia, no? È una frase, quindi ci devo ragionare. Naturalmente prima devo aver assaggiato, poi quanti menu ho? Il menu cartaceo. Il menu su TripAdvisor, il menu su Google Map, il menu sul sito, se mi va bene sono questi quattro. In più c'è la carta dei vini, cioè capite che ogni volta che cambiamo un vino, io mi faccio 3 ore di lavoro per andare a aggiornare tutta sta roba. Va bene. Scorta minima. Dici, ma io di ogni vino ho una scorta minima. Cioè non è che posso mettere in carta un vino di cui ne ho una bottiglia o due. Quindi io ogni volta che metto in carta una bottiglia di vino sto immobilizzando del capitale. 150 etichette significano 150 moltiplicato 12 bottiglie, come minimo. E quanto ho immobilizzato in cantina? Sono soldi, eh? E naturalmente spazio, me lo sono scritto. Spazio, speriamo che non sia anche spazio refrigerato, perché? Perché se certi vini li devi tenere a certe temperature, e queste temperature tu nella tua struttura non le hai, poi sono cantinette, o quantomeno devi refrigerare una certa zona, e quante bottiglie ci metti dentro? E quindi è ovvio che è un costo, anche questo, al di là della corrente elettrica, lo spazio, perché lo spazio costa. Ecco, quindi adesso io potrei andare avanti ancora per un po', ma mi fermo qui. Quello che ho voluto comunicarvi con questo video è che ho una motivazione per volere non troppi vini. Certo, non posso averne due, però devo trovare il punto di equilibrio tra l'averne troppi o l'averne troppo pochi. Devo trovarmi quel punto e mezzo, quella sfumatura di grigio tra il bianco e il nero, per accontentare quanto più possibile le persone che verranno a mangiare nel mio locale, ma al tempo stesso poterli realmente gestire. Cioè io quello che non è che io non voglia avere 150 bottiglie di vino, è che io non voglio avere 150 bottiglie di vino che non riesco a gestire. Ecco perché dico, metti nella carta vini i vini che ti puoi permettere. Va bene. Concludiamo come al solito. Saluti, baci e abbracci. Ciao a tutti.